Buongiorno a tutti e buona festa della Repubblica. Oggi leggiamo il brano del Vangelo di Giovanni, gli ultimi nove versetti del capitolo 17. Ascoltiamolo. In quel tempo Gesù alzati gli occhi al cielo pregò dicendo Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola perché tutti siano una cosa sola come tu padre sei in me, e io in te siano anch'essi in noi perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me, dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto. Ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Dopo la conclusione del capitolo e dopo queste parole, che la Chiesa ha sempre indicato come la preghiera sacerdotale di Gesù, per il Signore si apre lo scenario finale della sua missione. Uscirà dal cenacolo, attraverserà il torrente Cedron e Giuda lo consegnerà al Sinedrio. Ed è detta preghiera sacerdotale perché in essa il Signore offre se stesso al Padre come sacrificio agendo e manifestandosi come sacerdote e compiendo l'atto tipico del sacerdozio, offrire cioè a Dio ciò che a Lui è gradito per il perdono dei peccati degli uomini. In questi nove versetti Gesù parla di sé e del suo rapporto col Padre, affermando così una verità di fede fondamentale, il proprio essere una cosa sola col Padre. E la sua partecipazione eterna e sostanziale alla divinità. Ma c'è anche molto di più. Oggi Gesù prega per tutti noi, per ciascuno di noi, prega per coloro che per il ministero e la parola degli Apostoli crederanno in Lui, e questi siamo noi, siamo proprio noi, la Chiesa di ogni tempo. Che bello è sentire questa premura di Gesù. Come confortante che ci abbia lasciato questo esplicito messaggio di amore. E di questo dobbiamo ringraziare Giovanni, che ci riferisce che Gesù prega perché possiamo essere in Lui, nel Padre e fra noi, una cosa sola, perfetti nell'unità, perché così, per questa nostra testimonianza di amore, il mondo creda. In questo modo. Gesù ci costituisce come membri della sua Chiesa, sacramento dell'amore divino di fronte e in favore di tutta l'umanità. E allora riflettiamo se la nostra testimonianza in questo senso è autentica, se per caso lo svuotarsi delle nostre Chiese, se la difficoltà di molte comunità giovanili, se la diffusa indifferenza del mondo al messaggio cristiano non possano essere anche effetto del nostro disamore reciproco, delle nostre divisioni, del curare i nostri particolarismi, del nostro essere di Apollo, di Paolo, di Cefa, piuttosto che essere solo di Cristo. Per confortarci, Giovanni però ci rassicura con queste parole di Gesù. Io ho fatto conoscere loro il tuo nome. E lo farò conoscere perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Lui, come diciamo sempre, resta con te, resta con noi e noi impegniamoci a restare con lui. Buona Pentecoste. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.